Se le persone mi ridessero in faccia come io rido in faccia a me stessa ogni volta che mi vedo in un video, mi offenderei moltissimo. Però ho pensato che è un sacco di tempo che non mi esercito a montare video, mi manca molto perché è la mia incompetenza. La mia incompetenza al contempo mi umilia e mi stimola. Nel momento in cui l'umiliazione è più forte della stimolazione, mollo, mi deprimo e lascio perdere per un bel po' di tempo. Poi invece lo stimolo e la voglia di riuscirci superano l'umiliazione e io ricomincio a fare queste robe che non hanno senso. O sì, forse hanno senso. Comunque, non è questo il tema. C'è questa cosa che succede, che non ho capito esattamente perché succede in questo modo, che quando non puoi fare una cosa, la vuoi fare. Cioè, ti rendi... È come quando si dice, no, quando... Si dice quando non puoi fare una cosa, la vuoi fare. Com'è il detto? Ah, sì, ecco come si dice. Che ti rendi conto del valore di una cosa solo quando l'hai persa. Quindi qui siamo di nuovo in zona rossa. Non che io in zona gialla o in zona arancione abbia fatto niente di diverso, eh. Cioè, per me è come se fosse sempre il primo lockdown, non è successo niente nel frattempo. Visto che in zona rossa gli unici negozi aperti sono le ferramenta, ho deciso di trarre vantaggio di questa limitazione e fare l'unica cosa che posso fare. Andare al ferramenta. Finalmente mi sono presa come missione sistemare un po' di questo. Non è finita qua, eh. Qui siamo ancora così. Io mi sono trasferita qui da luglio, eh. Cosa c'è qua? Altre scatole, vestiti. Non posso andare a comprare un armadio, ma i ferramenta sono aperti, quindi devo comprare una scala, un trapano. Una livella.
Ma quale parete può essere alta 3 metri? Quale casa? Che casa ho? Come è stato possibile? Nel momento in cui io me ne accorgo nella vita reale, il video sta registrando in timelapse, quindi il quarto d'ora di risata che mi sono fatta seduta sopra la scala, purtroppo, non è stato documentato. Sappiate che le tende ancora non sono sopra la finestra, ecco. Quindi se volete sapere come andrà a finire questa cosa, se riuscirò a prendere le misure, riuscirò a portarle dalla sarta, riuscirò a farle accorciare. Vabbè, quindi ci vediamo il mese prossimo, sempre su questo canale, con molta calma. Tempo, boh. Tempo quando me ne dovrò andare da qua, avrò sistemato la casa. Se volete farmi compagnia, ci vediamo il mese prossimo, spero, forse. Bah! Oppure no. Buona giornata comunque.